perché alla fine io sono un fallito. No, io sono un fallito, perché io sono un fallito, d'accordo? Il fumetto di pazienza innanzitutto non segue un linguaggio narrativo convenzionale, ecco. Non segue degli schemi narrativi propri del fumetto classico, ma è più una serie di immagini, di suggestioni che sono proprie dell'autore, rappresentano in qualche modo quelle che sono le sue ansie, i suoi desideri, il terrore di essere incompreso, di non essere anche capito dalla critica, e tanti vari aspetti della vita personale e sociale di Andrea Pazienza in quel periodo. Scusate, ma non mi fate parlare, non mi chiedere niente! Estremamente divertente è il fatto che i fumetti prendano vita. D'altronde il fumetto e il teatro sono due forme di espressione già di per sé imparentate, no? Perché portano avanti una narrazione attraverso il connubio tra immagine e parole. Delle volte questo è un personaggio le cui aspirazioni sembrano proprio fermarsi poco più avanti rispetto al momento in cui sono state pensate. Tira fuori anche la sua mancanza di empatia con i movimenti politici e studenteschi che si esprimevano in quella Bologna e in realtà in tutta Europa. Voglio dire, i desideri sì sono una cosa carina da realizzare, però visto che dei bisogni ce ne sono ancora talmente tanti, capito, da soddisfare che la gente se muore di fame, ecco, prima pensiamo ai bisogni e poi ai desideri, perché dire che si vogliono realizzare i bisogni insieme ai desideri vuol dire che tu, piccolo borghese che ti vuoi permettere di giocare a fare la rivoluzione all'università nel 77, in realtà puoi soddisfare solo i desideri tua, perché bisogni non ne hai. Me lo dicevi serenissimamente, non ti amo più, non mi piace più, ti lascio, io sparisco. E te lo sto dicendo, non ti amo più, non voglio più stare con te. Ma che c'entra? È come se te l'avessi beccata, è come se te l'ho suggerita. Non voglio più stare con te. Ho capito, ma prima,